i 10 minuti di apnea, i 5 anni di apnea e uscire il prima possibile, ma esiste poi anche il livello comunale, esiste il livello di città, esiste il livello di tessuto sociale. Non mi interessa sinceramente di, allora studenti meglio, no? Non mi interessa di andare a modificare determinate cose che in città vanno male piuttosto che determinate cose che vanno a svantaggiare determinate persone in città. Perché? Perché appena posso io me ne vado. Non lo percepisco come un problema mio, lo percepisco come un qualcosa che mi coinvolge. Per cui io sono veramente contento di aver potuto prendere parte a un percorso di questo tipo, perché secondo me la prossima Como, arrivo al termine, la prossima Como è una Como che deve partire da questo. Cioè i giovani e gli studenti, 18.000, ma di questi quanti sono sopra i 18 anni quindi possono andare a votare? 10%? Non lo so. Ragione per cui Como, cioè gli studenti non sono mai stati considerati effettivamente una componente sociale di rilievo dentro della città, veramente perché non hanno mai rappresentato il vicino dentro l'anno. Al di là di sottolineare la poca furbizia di fare questo, perché è vero che adesso rappresentiamo un bacino di tribe, ma prima o poi lo rappresenteremo. Per cui al di là della poca lungimiranza è entrare in questo ragionamento, però è vero che non votiamo, è vero che abbiamo tutti i nostri problemi dal punto di vista della partecipazione e quant'altro, ma come componente esistiamo. Esistiamo e siamo tanti. Io penso semplicemente alla mia scuola, al liceo Giovio, l'anno prossimo avremo 14 prime in più, cioè 3 classi in più rispetto a quelle che escono, e non ci stiamo neanche più all'interno dei locali, non ci stiamo più all'interno di quello che è semplicemente le aule, per cui siamo una componente in espansione con delle enormi potenzialità se ci pensiamo, però è necessario cominciare a metterci a sistema. Quando il prof prima parlava di tornare a pensare le scuole come luoghi di creazione, di formazione, anche sul lungo termine, anche quello che si chiama lifelong learning e quant'altro, tornare a pensare alle scuole come una componente della città è assolutamente fondamentale, non soltanto per le scuole, non soltanto per la cittadinanza, ma anche soprattutto per gli studenti, che poi sono che io considero un reale motore sociale per questa società. Per cui, niente, con questo mi taccio e grazie per avermi dato la possibilità.